Mamma come disegna Alex Ross! Mamma come disegna Alex Ross! Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul Mondo Virtuale Official Channel, sono Maga. Oggi nuovo Maga Consiglia sui fumetti e abbiamo il primo volume Marvel Arts, la collaborazione tra la Marvel Comics e Lego Abrams Comics Art, che non poteva partire meglio di così. Fantastici 4 Full Circle di Alex Ross. Voi dovete condividere, mi piacere e commentare, perché è veramente un fumettone eccezionale. Quello che più mi ha colpito ovviamente non è tanto la storia, che viene ripresa da una vecchia storia di Jack Kirby e Stan Lee sui Fantastici 4, ma bensì il nuovo, diciamo, stile di disegno utilizzato da Alex Ross per disegnare e anche colorare, perché fa parte anche della colorazione anche lui, e questi bellissimi Fantastici 4. Allora, lui fa sia la storia che disegna Alex Ross e i colori è in concomitanza con Josh Johnson. Allora, mi sono piaciuti sempre praticamente, con questi colori così vivi. Io metto subito lo sfoglio perché meritano veramente tanto. Non mi sono staccato un secondo, l'ho letto tutto d'un fiato e mi sono piaciuti una cifra. Cioè, se le premesse per questa collaborazione di Graphic 9, queste Marvel Arts, sono così, io non posso fare altro che dire: bene ragazzi, prendetelo, sono disegnati da Dio, la storia è bella, e fine del video. Perché è veramente un fumetto, oltre che di pregio, perché cartonato, grande, sovracoperta, con tanto di anche storia delle origini dei Fantastici 4 disegnata nel, diciamo, vecchio stile di Alex Ross, ma è curata proprio in tutto e per tutto. Adesso vi mostro anche sotto, guardate, che bello il 4, che tipo effetto foil, perché gioca Magic, capirà cosa sto dicendo, e anche la costina eccetera, è bello anche senza sovracoperta. No, una edizione curata da Panini Comics, mi è piaciuta, e con dei disegni che fanno veramente venire voglia di leggere tutto e anzi tutto e di più del mondo dei supereroi americani. Comunque, la storia è abbastanza semplice, siamo dentro la sede dei Fantastici 4 e arriva questo, chiamiamo corpo, che appare all'interno del loro palazzo, e vengono attaccati da questi parassiti provenienti dalla zona negativa. Loro ovviamente dovevano viaggiare nella zona negativa. Ci sono anche dei personaggi che i più fan storici, sia dei Fantastici 4 ma anche del mondo Marvel, conosceranno. Senza farvi spoiler, leggetelo perché merita. Loro praticamente vanno in questa zona negativa, risolvono il problema e fanno anche, diciamo, la conoscenza di vari personaggi e anche di personaggi, come ho detto prima, di vecchia data del mondo dei Fantastici 4. Un volume molto carino che dovete, secondo me, prenderlo se siete degli aspiranti disegnatori, se siete degli aspiranti coloristi e se amate il mondo dell'arte intorno ai supereroi. Bellissimo, spero veramente di vederne altri 10.000 di volumi così, perché mi è piaciuto veramente un botto. Ovviamente il lato artistico qua ne fa da padrone. Detto ciò ragazzi, voi dovete condividermi, piacere e commentare il video, lo dico ancora. Iscrivetevi al Mondo Virtuale Official Channel, sotto nella descrizione del filmato c'è anche il link per acquistare il volume e per seguirci su tutti i nostri social. Vi saluto anche Dalm e da Maga per oggi è tutto. Hashtag io sono virtuale, leggete i fumetti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!